Siamo alla cassa di espansione del Panaro, in località Sant'Anna. Siamo proprio sull'argine che divide il bacino principale da quello secondario, di cui abbiamo tanto sentito parlare in questi giorni e nelle settimane post-alluvione. Noi qui esattamente, Massimo, vediamo la diga e qui invece vediamo quello che è il confine tra la cassa principale, quel bacino principale di contenimento da quasi 20 milioni di metri cubi, e questo che è quello secondario, quello mai allagato, mai collaudato, che dovrebbe funzionare nel momento in cui il livello del bacino viene portato ad un punto tale sopra gli 11 metri da scolmare. Ecco, noi abbiamo avuto tante ricostruzioni in questo periodo che bene o male combaciano rispetto alla dinamica che si è avuta il 6 dicembre. E come funziona adesso la cassa dopo le opere di adeguamento con l'installazione di queste paratoie? Praticamente la vera inaugurazione di questa cassa avviene circa nel 98-99. Nel 99 si alza anche, vedete lì, lo sfioratore si alza di un metro, anche lo sfioratore. Il problema è che dopo questa inaugurazione, non essendoci le paratoie, praticamente c'era una valutazione errata delle portate a valle, e quindi il fiume, praticamente la cassa lasciava passare troppa acqua. Se ne accorgono nel 2009, dato che si rischia l'alluvione a valle, la cassa era praticamente vuota, aveva pochissimo, insomma, avrà avuto 6-7 milioni di metri cubi. Se ne accorgono, fanno fare lo studio all'Università di Parma e fanno il modello in scala della diga, e quindi cercano di capire come funziona con le paratoie. Quindi montano le paratoie nel 2012, novembre 2012 sono attive. Dopo Orlandini dell'Università di Modena fa lo studio per capire quanto regge l'alveo a valle, e arriva alla conclusione che si può raggiungere un livello di 525 metri cubi al secondo, con alcuni piccoli rialzi dove gli argini non erano adeguati. Sono poi rialzi che hanno fatto quei piccoli tratti in cui sono, vedete, l'argine rialzato è anche adeguato come sezione, negli altri punti non hanno fatto nulla. E tra i punti in cui è emerso non sarebbe stato fatto nulla, almeno di strutturale, c'è anche il tratto di argine del Panaro che il 6 dicembre ha ceduto. Il dato emerge dalle conclusioni della Commissione Tecnica Regionale sulle cause della rotta del 6 dicembre. L'argine, seppur in condizione di buona manutenzione all'esterno, era all'interno estremamente fragile, una fragilità che nessuno fino a quel momento aveva rilevato e ispezionato, come gli strumenti tecnologici attuali tra l'altro consentirebbero di fare. E nonostante quel tratto di argine fosse stato interessato dal 1966 ad oggi da ben 5 rotture, l'ultima delle quali nel 2014, quando una falla venne arginata in extremis. Noi siamo in una situazione paradossale. Noi abbiamo qua la cassa che regge la piena media come capacità di assorbimento d'acqua. Abbiamo però gli argini che non sono stati adeguati, quindi abbiamo una situazione teorica di piena media, ma abbiamo visto, specialmente anche dalla relazione che è stata pubblicata, che abbiamo degli argini che sono in una situazione penosa. Quindi succede il contrario, abbiamo la cassa che è stata lasciata così come nell'80, cioè una cassa piccola con difetti di progetto e non adeguata. Adeguata se non per piene piccole. Mentre gli argini sono stati adeguati su secchia. Siamo quindi avere, come si può dire, risparmiato di qua e di là, alla fine abbiamo tutti e due i fiumi pericolosi. Ecco, ritorniamo invece quindi a quella notte tra il 5 e il 6, l'alba del 6. Qui è arrivata la piena che sostanzialmente si è unita ad una seconda, sono state due piene che sono unite. Sì, praticamente guardando il grafico conferma quello che hanno anche la commissione, ha detto, è chiaro, dal grafico è assolutamente chiara la situazione, nel senso che quando è arrivato a 20-30 centimetri da quello sfioratore lì, la piena si è esaurita e quindi
non ha tracimato. Questo. Ecco, ricostruiamo un attimo, più o meno la sommità della diga si trova sui 12 metri. Noi abbiamo sentito che per la prima volta, almeno nella serie storica, quella rilevata, dal limite raggiunto sotto i 10 metri, in questo caso si è deciso, proprio per mantenere un livello di sicurezza a valle, di alzare il bacino di contenimento, quindi abbassare le paratoie ed alzare quindi il livello del bacino principale di contenimento a 11,07. Ecco, a quel livello di 11,07 sopra il quale non si poteva andare, almeno secondo le autorizzazioni anche dell'ente nazionale, ci si trovava, è stato descritto, con lo sfioratore, quindi il punto di passaggio di confine tra il bacino principale e la cassa secondaria, a 20 centimetri al di sotto di quel muro. Si è trovato un punto di equilibrio lì. Loro erano comunque obbligati a non far uscire più di 500-525, perché a valle c'erano dei tratti che non erano ancora stati rialzati, quindi non si poteva comunque minimamente andare oltre. Qui ci avviciniamo al punto di confine tra il bacino principale e la cassa secondaria. E quando siamo arrivati al limite, a 11 metri lì alla diga, qui che franco circa avevamo rispetto a questa arginatura della cassa, che questa è l'arginatura che comprende di fatto proprio il perimetro. Che margine c'era quando siamo arrivati all'11,07? Il margine era enorme, perché questi argini sono stati concepiti per un ulteriore aumento della diga, era già stato concepito questo, quindi qua si parla di 5 metri rispetto a quell'argine lì, quindi c'era un margine enorme. Anche perché è previsto, così come nel caso di Collaudo, ma non solo, è previsto addirittura che la possibilità di chiudere le intere paratoie, che il bacino principale scolmi anche rispetto alla sommità della diga, quindi che tracimi anche rispetto alla diga. Ovviamente una condizione di rischio, però contemplata, anche proprio confermata anche dall'altezza di questi arginatura, che supera la sommità come altezza della diga. Praticamente come regola vuole, adesso le regole dicono che ci vuole 1,5 metri di margine, quindi questo ci vuole comunque, però ce n'è tanto perché era previsto appunto questo ulteriore rialzo. La diga deve essere comunque, deve esserci uno spazio di tracimazione così lungo, perché in caso di piena, diciamo, fenomenale, la diga deve comunque garantire di tracimare tutto in modo da impedire che esca da un argine. Non è tanto il pericolo dell'uscita dall'argine, è che se esce da un argine si erode l'argine e se lo porta via, dopo esce tutto di colpo. Quindi ci vuole questa garanzia. Garanzia che per esempio sul secchia non c'è. Infatti sul secchia devono demolire tutto e rifare una cosa nuova, perché c'è anche questo rischio. Questo è un sistema che adesso è adeguato ad una piena media, TR50? Questo dimostra il fatto, perché loro dicono, no, che giustamente si è fermata, non ha tracimato perché si è fermata la piena. Quindi vuol dire che, nonostante comunque sia stata una piena che aveva un certo volume, maggiore degli ultimi 20 anni, come hanno detto giustamente, però vuol dire che se non si è riempita, c'erano ancora 8 milioni di metri cubi a disposizione, vuol dire che non era una piena, come volume non era una piena media, parliamo di piena medio-piccola. E qui consideriamo che abbiamo una superficie soltanto della cassa secondaria che è paragonabile a quella del Parco Ferrari, sì. E invece quello del bacino principale si sposta ancora di più a monte, invadendo per chilometri le campagne e anche le infrastrutture, perché abbiamo visto che anche in occasione proprio della piena del 6 dicembre questo bacino si è espanso verso sud fino a lambire e a interessare in parte anche i laghetti di Sant'Anna, il frantoio Donini, insomma delle infrastrutture che negli anni si sono anche sedimentate. Adesso ci richiamo a vedere proprio il punto di confine che presentava il 6 dicembre una situazione veramente impressionante come quantità di acqua e come potenziale rischio. Qui si vede anche bene perché hanno tagliato tutta la vegetazione, che è la prima volta in 20 anni che si vede. Ci troviamo esattamente nel punto che il 6 dicembre era completamente allagato, perché questo qua è già bacino di contenimento proprio principale,
con quello di secondario. Adesso ci spostiamo fino a quel punto per vedere, anche riproducendo qui le immagini di quel giorno e le fotografie, a che livello eravamo. Qui l'acqua il 6 dicembre arrivava poco più in basso, circa un metro e mezzo, forse anche più rispetto a questo punto. Qui era tutto allagato perché stiamo guardando il bacino principale. Vedevamo infatti anche dalle immagini che vi riproponiamo ora questo albero per buona parte sommerso, e qui il livello a 11,07, quello raggiunto al massimo e descritto dalla ricostruzione, portava ad un argine. Qui vediamo che siamo ancora comunque ad un livello del resto degli argini, quindi del bacino di contenimento principale, molto, molto più alti. Arrivava in questo punto 20 centimetri al di sotto della sommità di questo muretto che divide il tutto dalla prima cassa secondaria. Qui c'è anche da dire che adesso mi ricordo se è un metro e mezzo, insomma, nei momenti in cui si arriva al livello di tracimazione, anche facendo tracimare poco, qua c'è il rischio, questo essendo 3 metri e mezzo più basso, o forse 3 metri e mezzo, 4 metri più basso gli argini principali, rischia di essere completamente sommerso. Porterebbe alla creazione di un unico bacino sostanzialmente. Il pericolo maggiore è sempre quello della tracimazione, perché diventa difficile, cioè tu devi chiudere le paratoie quasi completamente in modo da compensare quello che tracima sopra. Un equilibrio che sempre, insomma bisogna vedere come va a finire, quindi la tracimazione è meglio. Tanto più se non c'è un protocollo, esatto. Era un punto in cui sarebbe stato di non ritorno anche a livello forse di responsabilità. No, la tracimazione non si assume la responsabilità. Qui vediamo un'opera molto importante, perché intanto vediamo che il muretto è in condizioni buone, per cui anche... È del 2000, è stato rinnovato nel 2000, è stato di un metro, quindi... E spostiamoci verso l'interno, questa, vediamo anche le coltivazioni di questa cassa secondaria mai allagata. Vediamo, ecco, che cosa questo manufatto in cemento armato, a che cosa serve? Questo sempre viene fatto 98-99, perché nel momento in cui c'è la tracimazione, una tracimazione violenta farebbe un enorme buco qua, l'impatto dell'acqua violento, quindi attenua l'impatto dell'acqua, evita l'erosione, attenua anche l'impatto dell'acqua. Ecco, quindi fu fatto quando, perché praticamente dall'85 al 98-99 serviva praticamente a nulla questa cassa, perché anche le paratoie, quelle verdi laterali piccoline, erano aperte anche quelle, quindi non serviva praticamente a nulla. E quindi quando nel 98-99 hanno adeguato tutto, hanno dovuto fare una cosa seria anche qua, cioè qua poteva tracimare, quindi bisognava fare una cosa attenta. Il problema più grave in assoluto è che comunque anche quando verrà collaudata questa cassa non mette in sicurezza il fiume, perché una piena media, se arriva una piena come la 66, non è in grado di contenerla, quindi non è in sicurezza neanche per una piena centenaria, che era poi lo scopo per cui vennero fatte tutte le casse d'espansione. In più abbiamo visto che anche con una piena che non è stata neanche una piena media, gli argini a valle non hanno tenuto, quindi è teorico che tiene la piena media, abbiamo visto che in pratica non lo fa. Perché anche se lo fa la cassa di espansione, non sono in grado gli argini poi a valle di garantire sicurezza. Mi rendo conto che costa molto, ma se noi appunto abbiamo una catena, risparmiamo anche solo su due anelli, la catena si rompe. Nei secchi è ancora peggio, perché in secchi abbiamo una situazione solo per la piena piccola. E si è investito negli argini dopo il 2014, togliendo anche forse attenzione e investimenti anche rispetto al panaro, nonostante che sul secchi abbiamo visto che ancora ci sono dei ritardi rispetto agli adeguamenti che comunque sono stati previsti, ma degli argini purtroppo rimane la cassa di espansione che è totalmente inadeguata. È buffo perché anche la commissione tecnica sull'alluvione ha guardato le cartine, ha visto il punto lì. Ogni volta, nel 66 è rotto, nel 72 è rotto, nel 73 è rotto, nel 2014 è rotto, anche nel 2019 a quanto pare c'è stato. Quindi abbiamo visto da come era costruito quell'argine, che effettivamente
era una situazione con gli argini che non si capisce, basta un buco e l'argine va via, perché è fatto di un materiale che è senza argilla, praticamente da lì non c'è argilla. E quello che stupisce è il fatto che, nonostante ci siano le tecnologie per ispezionare a fondo gli argini, così come è stato fatto in altri punti, in quel tratto così critico, storicamente critico, non è stato fatto. È stata presa la decisione, è stata data una direttiva: adeguate gli argini anche in sezione, dove bisogna, quando nei momenti, in quei piccoli tratti in cui c'era necessità di alzarli, fate le cose come si deve, fate tutte le analisi di tutti i tipi, poi dopo adeguate secondo le analisi, infatti sono state adeguate in sezione, ma solo su piccoli tratti. Negli altri, come no. Quello che è rotto, no.